che dire, mi sono un po' messa in gioco anche per fare in modo che questi nostri pazienti potessero rivivere un po' i contatti interpersonali con le loro famiglie, quindi attraverso un tablet che ci era stato donato siamo riusciti a creare queste videochiamate con tutti i familiari. Insomma, un po' la famiglia del Kennedy si è anche allargata. Io sono Mara Viscardi, sono un'infermiera che lavora presso la Fondazione Benefattori Cremaschi in via Kennedy. Allora, l'esperienza Covid mi ha lasciato forte paura, che si è manifestata in numerose crisi di panico. Ero proprio terrorizzata, a venire a lavorare, anche se non ho mai perso un'ora di lavoro. Ero molto preoccupata perché avevo paura di ammalarmi e di far ammalare poi i miei familiari. E l'aspetto emotivo che ricordo e che non dimenticherò mai è la relazione col paziente e coi familiari. Quando il paziente era solo, è sempre stato solo perché non poteva ricevere visite dei familiari, dei propri cari, per cui noi eravamo le uniche persone con le quali loro potevano relazionare. Tra l'altro noi eravamo completamente coperti e bardati, e quindi era difficile gestire questa cosa ed era difficile comunicare ai parenti quando la situazione precipitava. Da una parte c'era una grande preoccupazione per quello che stava accadendo, per le vite a noi affidate, avvertivamo una sensazione di impotenza di fronte anche alla rapidità dell'evoluzione dei quadri clinici. Io sono un medico appunto di RSA da molti anni, da più di 20 anni, e so per esperienza che la morte è una visitatrice familiare naturale nell'RSA, ma quello che noi abbiamo vissuto in quelle settimane è davvero qualcosa di inimmaginabile, un evento assolutamente nuovo e non previsto. Mi chiamo Walter Bruno e sono un familiare di un ricoverato al Kennedy. Sono stati certamente dei momenti difficili, quelli degli ultimi mesi che abbiamo vissuto, però un ricordo molto forte che ho è stato quando sono stato autorizzato ad entrare per visitare mia mamma che si trovava in grave condizioni. Ricordo il lungo ma ordinato corridoio del Kennedy che ero abituato a vedere sempre pieno di gente, pieno di familiari e di ospiti. Non c'era nessuno chiaramente in quel momento. E ricordo poi gli infermieri, i medici che mi hanno accolto, che con simpatia mi hanno aiutato a indossare i dispositivi e poi mi hanno accompagnato da mia madre. È stato un momento effettivamente molto forte.